Buongiorno a tutti, ben ritrovati con il Nova Notizie. Anche Oristano oggi celebra il giorno della memoria. Per farlo, l'amministrazione comunale ha dato voce ad una partigiana, Pina Brizzi, classe 1926. Nel 1943 ha sfidato i fascisti in nome della libertà. Oggi ha raccontato la sua storia agli studenti. Per noi c'era Alessandra Porco. Alla fine della macabra parata i tedeschi fecero salire sul camion, giunti nel frattempo gli uomini rimasti in fila. Il gruppo degli 11 che aveva indicato la spia vennero messi al muro e fucilati sul posto. Io e mio fratello ci abbracciammo piangendo e giurammo che gliel'avremmo fatta pagare. Questo è solo un frammento del lungo, toccante e a tratti crudo racconto fatto da Pina Brizzi, una donna coraggiosa che negli anni bui del fascismo e del nazifascismo si è battuta per la libertà. A Carrara, in Toscana, dove ha vissuto la sua giovinezza, ha aiutato i soldati portando loro vive, rivestiti, documenti, trovando per loro un posto dove nascondersi e rischiando più volte la sua stessa vita. Ho fatto la partigiana dal 43, avevo 17 anni, sino alla liberazione. Ho fatto quello che era necessario fare per aiutare la formazione partigiana. Ha detto una cosa molto importante: finita la guerra in Italia, è stata realizzata, è stata scritta la Costituzione, Costituzione che bisogna sempre salvaguardare. Sempre, perché io non capisco chi ha votato sì a questo referendum del 4 dicembre, perché era una truffa, evidentemente. Il coraggio e la fede nella democrazia l'hanno sempre guidata e continuano a farlo tuttora, anche ora in cui il suo paese, l'Italia, non è più come lei lo avrebbe voluto. Per questo parla ai giovani, lasciando loro il testimone. Fin quando avrò forza, io combatterò. Ho 91 anni fra 2 mesi. Passo il testimone e il no ha vinto in Italia perché hanno votato i giovani. Si è svolta a Cabras l'assemblea costituente dell'associazione Galsinis. Gli associati fondatori sono i comuni di Barate di San Pietro, Cabras, Narbolia, Riola Sardo e San Vero Milis, insieme a 33 imprese del territorio e 12 organizzazioni appartenenti alla società civile. Tutte le imprese, le associazioni e i portatori di interesse che intendano ancora aderire entro i prossimi 30 giorni acquisiranno lo status di associati fondatori. Con la nascita dell'associazione si completa così il lungo lavoro finalizzato ad attuare il progetto di sviluppo locale del Sinis ammesso a finanziamento regionale. L'associazione Galsinis, con la dote iniziale di 3 milioni di euro, si propone di avviare tutte le attività nel settore del turismo e dell'agroalimentare per favorire la nascita o il rafforzamento delle imprese locali. L'Assemblea Costituente ha inoltre proceduto all'unanimità alla nomina del Consiglio Direttivo che ha eletto presidente Alessandro Murana, assessore del Comune di Cabras. Ed ora invece parliamo della colonia ex ECA di Torre Grande. Il comune ha pubblicato un bando per manifestazioni di interesse. Era disponibile dal 1987, ha subito solo un intervento di riqualificazione tra il 2004 e il 2006 e oggi siamo qui a pubblicarlo, visto che tutti gli interventi di affidamento oppure di messa a disposizione anche delle associazioni locali non aveva sortito i frutti sperati. Lo abbiamo chiamato come un bando di valorizzazione della struttura perché richiede degli interventi di riqualificazione, richiede degli interventi di riqualificazione sia all'interno che all'esterno e un piano di gestione nel quale sia centrale e comunque importante offrire al pari appunto dell'accoglienza, dell'attività puramente alberghiera, o ricettiva, genericamente definita. Anche lo sport terapia, cioè la possibilità per chi soggiorna in quella struttura di poter godere di attività sportive, di poter fare attività sportive, però nell'ambito diciamo della terapia.
Riteniamo che questa sia una struttura che possa rispondere a una domanda ben precisa, ben specifica e non generica di ricettività e che possa comunque qualificare da una parte la struttura ma anche la borgata marina. Riola Sardo, Baratili e Nuraghi hanno detto addio ai vecchi depuratori. Martedì sarà il turno di Zediani, fa sapere Abbanoa, e a seguire Simagis, Sia Maggiore con la frazione di Pardunou, Sola Russa, Zerfaliu, Ollastra e San Vero Congiu. Procede così l'attivazione dei nuovi collettori fognari dell'Oristanese. Per realizzare l'opera Abbanoa ha investito 12 milioni di euro. Entro un mese e mezzo così si potrà dire definitivamente addio a impianti ormai del tutto inadeguati e obsoleti. In assenza di una normativa nazionale sul testamento biologico, le comunità locali si organizzano attraverso petizioni popolari. Anche ad Oristano si può firmare, probabilmente tra qualche giorno anche nei locali del comune di Oristano. Riteniamo che sia importante che i comuni svolgano la funzione di mediazione e di ascolto nei confronti di queste esigenze, per cui l'istituzione di un registro per dare la possibilità a chi vuole utilizzare questo registro di poter esprimere delle volontà sulle tematiche del fine vita, che sono, ripeto, tematiche molto sentite dalla popolazione e dai cittadini. Il fatto che ancora ci sia una carenza legislativa a livello nazionale non vuol dire che il problema non è sentito, tutt'al più questo è un indice di carenza delle istituzioni rispetto a questa tematica e rispetto anche ad altri problemi. Noi iniziamo con la nostra iniziativa, vorremmo iniziare a colmare questa carenza di legislazione. Tra l'altro anche la normativa che è in discussione in Parlamento, l'ultima bozza, prevede l'istituzione dei registri a livello comunale e quindi le scelte che noi faremo anche in vista della legislazione nazionale saranno valide. Il lavoro che noi facciamo è un lavoro di sensibilizzazione comunque preparatorio che riteniamo che sia fondamentale per poter permettere ai cittadini di esprimere una scelta di autodeterminazione. L'avvio della petizione che sensazione vi ha dato? Sì, abbiamo iniziato, ancora non sappiamo a che punto è la raccolta, faremo il punto questo pomeriggio, sappiamo che c'è una buona rispondenza. Per noi è importante avere anche un luogo fisico dove poter raccogliere le firme, quindi valuteremo con gli amministratori se è possibile raccoglierle nella sede istituzionale, che è il Comune di Oristano, la casa comune di tutti i cittadini, e quindi in questo modo potremo lanciare l'appello appunto ai cittadini di firmare e di recarsi anche presso il Comune. Il sindaco di Cabras Cristiano Carrus, attraverso una nota indirizzata all'assessore regionale alla sanità, chiede di conoscere quali siano le intenzioni della regione in merito alla lotta al randagismo. Già un anno fa il sindaco scrisse senza avere nessuna risposta. Il comune, dichiara Carrus, fa il possibile operando con un canile convenzionato e dotando il servizio di polizia locale del lettore di microchip, provvedendo in collaborazione con l'ASL a far rispettare l'obbligo di iscrizione all'anagrafe canina. Negli ultimi 5 anni infatti sono stati dotati di microchip circa 600 cani. Purtroppo però i continui tagli alle risorse finanziarie, fa sapere Carrus, rischiano di precludere il proseguimento del servizio. Le somme necessarie sono sempre più onerose e prevedono una spesa di oltre 42.000 euro all'anno. Non si può pensare, conoscendo bene le enormi difficoltà degli enti locali, che i comuni siano lasciati soli e si pretenda allo stesso tempo l'impegno alla lotta al randagismo, conclude il sindaco di Cabras. Ed ora alla pagina sportiva, ci occupiamo innanzitutto della prima tappa degli internazionali d'Italia di motocross. Tra 2 giorni a Riola Sardo, grande appuntamento con i migliori piloti a livello mondiale. È una gara molto sentita perché è una gara molto diversa dalle altre, perché parteciperanno tutti i piloti, è la prima gara comunque che introduce poi mondiali. E parteciperanno tutti i piloti di grido che non hanno mai gareggiato assieme. Parlo di Tonino Cairoli, il nostro pilota italiano, che conosciamo tutti, Romain Favre, Tim Geiser, che è campione del mondo
del 2016, mondiale 2016, Romain Fèvre che è campione mondiale del 2015, quindi li troveremo tutti assieme, sarà una bella sfida. C'è molto interesse da parte di tutti gli appassionati perché è una gara che è inedita praticamente, è una gara che sarà molto 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 impegnativa. Poi su questo campo che è per gli specialisti, non è per pivelli, è una pista molto molto impegnativa, quindi ce la godremo tutta. Poi il tempo sta mettendo molto bene, le previsioni sono ottime e quindi ci aspettiamo tanta tanta gente. A proposito del tracciato, l'ha detto lei, un tracciato impegnativo, anche per questo viene scelto dai grandissimi del motocross. Ci dà qualche caratteristica tecnica? Sì, allora, da anni che tutti i big vengono qua ad allenarsi, prima ancora che si facessero le gare ufficiali, l'internazionale. Questa è una pista che ha scoperto Philippe Herz da tanti anni, Chiara Fontanesi che è la campionessa del mondo di motocross femminile. Sono piloti che ormai diciamo che sono riolesi per l'adozione, oltretutto che Chiara Fontanesi ha la cittadinanza onoraria, quindi è cittadina riolese anche lei. Quindi, diciamo, poi per quanto riguarda il percorso basta fare un giro in pista, è già impegnativo andarci a piedi. E adesso la pallavolo, purtroppo l'Ariete Mare Blu Serie B2 femminile continua a fare collezione di sconfitte, sabato però nuova opportunità per tornare alla vittoria tra le mura amiche. Purtroppo anche questa partita non è andata come avremmo voluto e speriamo di poterci rifare nelle prossime partite. Colpa delle assenze? Sì, in particolar modo delle assenze, purtroppo a causa di infortuni e anche influenze ci sono state molte assenze, sia riguardanti i giocatrici titolari che non. Eri reduce da un'ottima partita nel tuo ruolo, invece qui in casa hai dovuto giocare nel ruolo di opposto, come ti sei trovata? Sinceramente mi sono trovata abbastanza bene, soprattutto perché alla fine la differenza di ruolo non è così tanta, ovviamente non è uguale a come quando gioco nel mio ruolo, manca in particolare la sicurezza. Sabato inizia il girone di ritorno, Giuliana, ci credete sempre? Sì, sicuramente sì, c'è ancora tante partite che ci aspettano e credo che la cosa più importante è avere fiducia in noi stessi, soprattutto per affrontare queste partite. La prossima è già cruciale in casa contro l'Abico? Sì, loro sono quart'ultime, quindi appena dei punti sopra di noi sarebbe importante poter prendere qualche punto in quest'ultima partita. L'auspicio è quello di recuperare qualche infortunato? Sì, quello ci farebbe comodo veramente, infortunate, malate anche di influenze, quindi sarebbe bello avere tutta la squadra, però... Era l'ultima notizia del TG, grazie per averci seguito anche oggi, arrivederci.